Ciao ragazzi, da Francesco. Allora, oggi volevo farvi vedere un metodo che utilizzo spesso, sia nel mercato americano che nel mercato italiano, per fare delle ricerche di Facebook, delle Facebook Ads, quindi delle campagne, come si chiamano in italiano, le sponsorizzate, insomma, che si possono trovare, su Facebook. Quindi, come mai utilizzo, diciamo, questo metodo qua? Per trovare le campagne pubblicitarie, semplicemente per vedere, per testare nuovi prodotti, quindi per vedere se altre persone stanno vendendo questo prodotto qua, quindi come utilizzano il copy corretto, quanto vendono di questo prodotto qua e soprattutto per vedere a che target di persone prendono questi prodotti qua. E poi per vedere comunque, insomma, che grafica mettono, che tipologia di video promuovono, e poi per vedere semplicemente se questi prodotti qua che io comunque trovo, insomma, hanno possibilità di avere mercato, perché poi parliamoci chiaro, voi non, difficilmente venderete un prodotto che non è già è difficile vendere un prodotto che non è già online, quindi a meno che non avete comunque un vostro prodotto. Quindi utilizzo questo metodo qua, che semplicemente è una libreria di Facebook, quindi e praticamente andremo a ricercare, ci sarà un campo di ricerca dove inseriremo o il nome del prodotto che noi vorremmo comunque vendere, oppure in questo esempio che io vi proporrò con delle casistiche di studio, vi farò vedere come fare una ricerca per il free shipping e vi spiegherò come mai si utilizza moltissimo il free shipping in America. Ok, a presto, ci vediamo direttamente dal mio computer. Allora, abbiamo detto andiamo su Google e digitiamo ad library, quindi Facebook ad library, scriviamo ad library e apriamo il primo link che ci esce fuori. Andremo in questa pagina qui, si può anche accedere da Facebook ovviamente, comunque finiremo in questa pagina qui a scrivere shipping worldwide, quindi world Wide free. In questo caso con questa scrittura qua, con questa ricerca qui, noi andremo a visualizzare tutte le ads con il shipping free, quindi con le spese di spedizione gratuite, che sono quelle che vanno di più. Ricordiamoci che sul dropshipping, nelle ads che noi andremo a piazzare su Facebook, la cosa migliore è utilizzare delle parole chiave. Le parole chiave, per avere comunque più successo, anche un margine di ads con un minor costo, è quella di utilizzare o degli annunci, diciamo, con parole free, oppure utilizzare comunque, quindi, diciamo, prodotti gratis e poi andare a marginare sulle spedizione, oppure andare insomma, dipende dalla vostra tipologia, andare a vendere un prodotto con la spedizione gratuita, quindi con free shipping in questo caso qua, visto che noi stiamo guardando il mercato americano. Quindi abbiamo detto due tipologie di prodotti noi andiamo a vendere. Allora, o il prodotto totalmente gratuito con il margine sulle spese di spedizione, quindi andiamo noi a pubblicizzare la nostra ads con il giusto copy e andremo a mettere comunque diverse volte la parola free, oppure se noi vogliamo comunque abbiamo un prodotto piuttosto un po' più caro, quindi noi vogliamo marginare sul prodotto, scusate, e noi andremo a mettere la parola free shipping perché andremo a vendere questo prodotto qua con le spedizione incluse. È molto importante utilizzare uno dei due metodi che vi sto appena dicendo, in quanto Facebook vi piazzerà le vostre ads in maniera ottimale se voi utilizzate la parola free. Quindi facciamo questa ricerca qua con il free worldwide shipping e noi avremo praticamente questa pagina qua che avevo già aperto in precedenza, quindi aperta, e noi vedremo praticamente le ads in corso. In questo caso io ho filtrato per all, che significa tutti i paesi, attive e inattive in questo caso sono le ads, impression, quindi all impression sono praticamente insomma tutti i commenti e i likes delle ads che noi andremo a vedere, tutte le pagine, eccetera, le piattaforme, eccetera, eccetera. Quindi noi lasciamo tutto così, insomma, qui mettiamo solamente
All, e se non avete la versione in italiano, comunque dovrebbe esserci tutti o qualcosa del genere. Insomma, qua stiamo parlando dei paesi. Oppure vedete, fate una ricerca, insomma, in Italia solamente, però se voi utilizzate la parola shipping worldwide free, difficilmente noi troveremo qualcosa in Italia, quindi possiamo fare una ricerca in America o in Inghilterra, insomma, in un paese anglofono. Comunque, qui noi vedremo, ad esempio, in questo caso qua, sembra una pancera o insomma, qualcosa comunque che ha a che fare con vestiario, insomma, vestiario, diete, cure dimagranti o corpo, eccetera. Questi sono annunci inattivi, quindi se sono annunci attivi vedete il pallino verde. Quindi in questo caso voi vedrete che questo annuncio qua, che è comunque del 20 giugno, è inattivo. Adesso qua siamo a novembre, è inattivo. È importante vedere comunque gli annunci per il fatto che voi vedete l'engagement, quindi l'interazione che questi annunci hanno avuto e quanto tempo comunque sono stati tenuti online e se sono ancora online attivi, quindi questo è importantissimo vedere se c'è comunque un business in quello che voi cercate di proporre. Questi sono comunque annunci vecchi. Adesso mettiamo solamente attivi, quindi active ads. Clicchiamo qui, quindi annunci praticamente attivi. Noi vedremo in questo caso qua, guardate questo braccialetto qua. Questo qui è un negozio che conosco che ha un successo incredibile. Vende questi braccialetti molto carini, tra l'altro, con una nicchia molto molto stretta. Poi comunque andremo a parlare anche di questo. Allora, in questo caso qua, guardate, questo è un negozio di dropshipping, appunto, ve lo dico già perché comunque lo conosco, aperto dal 12 di, cioè scusate, l'advertisement, quindi la pubblicità è aperta è in online, quindi è attivo dal 12 di agosto 2019, quindi siamo a novembre, quindi sono mesi che praticamente loro stanno proponendo questo braccialetto qua, quindi questa ads sicuramente, vedete, queste sono comunque le ads in linea che voi avete, non in linea, scusate, il numero di ads che loro hanno, quindi in questo caso due, lo potete vederlo scorrendo qua, vedete, è stato attivo dal 12 di agosto. Allora, cliccandoci sopra, come appena fatto, voi vedete praticamente il tipo di ads, quindi quelle soldi che loro stanno spendendo su questo tipo di advertisement, e il reach, quindi il numero di persone che lo stanno vedendo, il genere, eccetera. Queste sono tutte comunque statistiche molto importanti perché vi fanno capire se voi volete fare un ads simile, che tipo di target ha più successo. Quindi in questo caso qua, vedete, le donne sono per la maggior parte, quindi il 31% nell'età dai 55 ai 64 anni. E questo anche è molto interessante sapere la posizione, quindi diciamo in Florida piuttosto che in Texas o in California sono posti come evidenziato dal colore con maggiore percentuale di vendita. Niente, poi ci sono qui comunque gli annunci del sito, eccetera. E voi vedete anche i copy che loro utilizzano, quindi il Help Support Protecting Sea, Sea Turtles, eccetera, eccetera, eccetera. Loro hanno comunque questa tipologia di advertisement. E guardate qua, loro, oltre a darti comunque il braccialetto, cioè loro ti danno il braccialetto, diciamo, facendo un'operazione, quindi di aiuto per le tartarughe, quindi salvi le tartarughe, e c'è la spedizione gratis in tutto il mondo. Quindi, diciamo, prendendo questo braccialetto qua, tu hai la possibilità di avere appunto di salvare le tartarughe. Quindi, diciamo, questi soldi, la maggior parte dei soldi, se non solo la percentuale che loro utilizzano, andrà comunque in beneficenza per una giusta causa. Queste cose, questo tipo di advertisement qui è fondamentale
nel 2019 e nel 2020 per quanto riguarda i costi, abbassa e ammazza i costi delle vostre conversioni, quindi non mi ricordo come si dice in italiano, conversioni forse, comunque da utilizzare la prova free shipping eccetera, e ancora meglio come loro stanno facendo, fa capire diciamo che c'è un'operazione diciamo di beneficenza. Torniamo indietro, vediamo un altro tipo di caso. Abbiamo questo negozio qua. Questo negozio qua sembrerebbe, questo non li conosco, comunque sono attivi addirittura da giugno del 2019, con anche queste due tipologie di ads. Sembrerebbe un negozio di magliette. Negozio di magliette, allora in questo caso qua loro puntano molto sulle percentuali di api che stanno praticamente scomparendo. Quindi loro vendendoti questa maglietta qua con sempre la tipologia di free shipping, praticamente aiutano il 20%, vedete, dell'acquisto, andrà praticamente a aiutare questa associazione qua per il sostegno delle api. Vedete, non ci sono praticamente cose particolari, poi ovvio io preferisco comunque utilizzare il video per quanto riguarda la promozione delle ads, soprattutto in futuro va molto meglio, ma dipende anche di cosa. Guardate qua, questa ads qua e questa immagine qui è molto molto sottile, molto molto profonda, anche questa qua delle magliette. Poi comunque, se voi vedete questa ads qua partire e essere online dopo così tanti mesi, vuol dire che comunque funzionano molto bene. Andiamo a vedere i dettagli di queste ads qua, quindi vediamo sempre donne 36% con un'età da 55 anni in su, sicuramente con una maggiore sensibilità diciamo nell'acquisto, e questi hanno una spesa molto più bassa rispetto al negozio di prima. Texas e California e New York e Michigan come stati. Anche questo è importante. Se voi venite in America dovete sapere dove, insomma, gli stati che sono comunque più propensi a comprare il tipologia di prodotto che voi vendete. Torniamo indietro. Adesso in questo caso qua mi trova solamente queste due tipologie di ads. Se noi togliamo la parola worldwide, sicuramente ne troverà molte di più. Adesso qua stiamo facendo sempre una ricerca per tutti i paesi attive. Allora, queste qui vendono, insomma, li vedrete, dipende anche che momento e che giornata voi andate a fare questo tipo di ricerca. Adesso comunque c'è un periodo di elezioni politiche, insomma, di movimenti politici in America, quindi questa società qua. Questi qua di Shield Republic, di Liberal Tears, puntano molto a vendere prodotti per quelli che votano Trump, quindi per repubblicani in America, e quando ci sono le elezioni politiche o comunque quando ci sono delle campagne politiche in America, si tende moltissimo, in America, non tanto in Italia, ma a sponsorizzare il proprio partito politico, quindi con campagne pubblicitarie, utilizzare un sacco di merchandising, eccetera. Vendono tantissimo gadget, medagliette di Trump, Make America Great Again, bla bla bla, bandiere, queste cose qua. E qui in più, praticamente, questi qua li conosco. Li seguo da un po', fanno dei funnel dove praticamente targetizzano appunto questa categoria politica americana che vota Trump. Trump sono normalmente a favore di spray urticanti e coltelli, vendono tutte queste cose qua.
oltre a vendere prodotti per l'autodifesa. Quindi le campagne, diciamo, politiche di Donald Trump sono molto legate all'autodifesa. È un po', si potrebbe fare un piccolo esempio, diciamo, in piccola parte, simile alla politica di Salvini, che faceva forse qualche anno fa, se ricordo bene. Quindi normalmente chi può votare Salvini ha comunque un'attenzione maggiore per quanto riguarda l'autodifesa. Quindi se voi vendete, non lo so, coltelli o spararticanti, tutte queste cose qua che sono molto vendute, devo dirvi, in dropshipping, per il fatto che non si trovano su Amazon, non si trovano facilmente nei negozi, eccetera. Quindi se voi proponete questi prodotti qua, non sono sicuro che si possono vendere comunque in Italia. In ogni caso, in America è possibile. Praticamente avete un target di persone molto, molto di nicchia, e quindi molto profittevole. E vedete, adesso qua non vendono armi, ovviamente, perché comunque è vietato. E anche perché Facebook li bloccherebbe. Avete questa, vediamo questo hanno fatto questo video qua, in questo caso lo vendono questa felpa qua. Vediamo questo video qua. Ah, sì, non avevo capito. Sono visibili da attaccare. Visibili da dire, insomma. Allora, sono adesivi. Voi potete pensare che queste cose qua, ovviamente, non hanno margine. Io, come vi ho spiegato, come comunque sostengo, come sono, diciamo, della mia opinione, il fatto che non avete la possibilità con questi. Ah, salutiamo Alfio che ci manda le mail. Non avete la possibilità di fare un grosso margine con il dropshipping sul front-end, vendendo prodotti insomma, di questa categoria qua. Quindi un coltellino piuttosto che un adesivo, non vi può marginare più di tanto. Anzi, andate in perdita con quel prodotto lì. Io però vi posso dire che quello che loro fanno, perché comunque li conosco, è quello di venderti poi una serie di prodotti in cross-selling completamente diversi, quindi molto più costosi. E questo lo fanno con video, lo fanno con delle storie incredibili che comunque ti vengono poi mandate via email, quindi con una serie di email marketing pazzesco. E vi assicuro che le persone praticamente, una volta che comprano, prendono, ricevono comunque l'adesivo gratuito, poi sono molto più, diciamo, sono clienti caldi, quindi è molto più facile poi, sono già convertiti in pratica, è molto più facile poi vendergli altre cose, e loro sono molto bravi nell'email marketing, quello che comunque sostengo, come si dice, sostengo. Io da diverso tempo è quello di comunque riuscire a vendere. Nella maggior parte delle volte si riesce a vendere a un cliente, diciamo, warm, quindi già tiepido. Quindi ha comunque non a un cliente freddo, a un cliente già da tiepido a caldo, in maniera molto più redditizia. Su un cliente freddo, quindi che non vi conosce, che non ha mai comprato nulla da voi, vi vede arrivare la vostra pubblicità su Facebook, è difficile che compra. Sicuramente può comprare, però io non credo che tutti quelli che riescono a fare centinaia di migliaia di euro sul front-end con un prodotto, facendo solo una campagna pubblicitaria su Facebook, non fanno cross-selling. Sicuramente la maggior parte dei soldi arrivano con cross-selling. Ve lo dico perché comunque lo faccio pure io, e la maggior parte dei ricavi che ho e che sto avendo sono comunque dovuti non al primo prodotto in front-end, in pratica, bensì con altri prodotti o membership o corsi che poi vengono venduti comunque in seguito. Vedete quante, questi sono tutti comunque della stessa categoria, dello stesso venditore. Poi loro hanno diversi nomi, quindi diversi account, ma vendono più o meno le stesse cose. Ecco, vedete qua ad esempio
ad esempio, in questo caso loro pubblicizzano direttamente una cover o un adesivo, quello che è una cover, sembra una cover per iPhone di Donald Trump 2020. Keep America Great, not Make. Allora, in questo caso comunque dovete inserire la dicitura che comunque vendete, pubblicizzate comunque prodotti per elezioni politiche, eccetera. Altrimenti vi blocco l'account. Allora, questi qui vendono, vedete, questi prodotti qua vendono queste borse qua che vanno moltissimo. Sono delle borse in cotone o in fibra di. Sono dei prodotti, diciamo, organici, quindi come si dice in italiano, bio. Si utilizzano per fare la spesa, si ce li ho anch'io in casa, si utilizzano per diversi utilizzi, per la cucina, eccetera. Vanno moltissimo, anziché utilizzare prodotti, le buste di plastica. Anche queste cose qua sono cose molto interessanti. Loro li vendono con il free shipping, vedete, dai 3 a 7 giorni negli Stati Uniti. Sono prodotti come il bambù, come sto di bambù, come insomma, prodotti organici, biologici, vanno moltissimo. Questo vende delle tazze. Comunque, insomma, il punto non è adesso guardare cosa vendono gli altri, ma farvi capire utilizzare la ad library di Facebook per poter praticamente vedere cosa c'è online in questo momento qua che si sta vendendo e come poter prendere spunto per capire se un prodotto può vendere di più o può vendere di meno. Questo per quanto riguarda il mercato americano. Se poi noi mettiamo il mercato italiano, ad esempio con free shipping non c'è nulla, però se noi mettiamo, non so, gratis, puoi sempre utilizzare gratuito comunque. Ad esempio qua vedremo una campagna delle 5 Stelle. Vediamo, adesso qua ci sono anche qua in Italia c'è una situazione politica un po' particolare. E in ogni caso, da parte della politica, vedremo questa campagna pubblicitaria qua di questo pannelli fotovoltaici. Allora, ovviamente, ok. Questa praticamente è una campagna per pubblicizzare questi pannelli fotovoltaici. Vedete, non c'è molto di dropshipping comunque in Italia, gratuito. Però gratuito, vedete, c'è sempre comunque corso di teatro oppure situazioni workshop gratuiti di propaganda, eccetera. Non c'è moltissimo sul dropshipping come potrebbe esserci, come c'è in America. C'è sempre questo qua del fotovoltaico. Scusate, questo qua era per farvi capire come può funzionare una ricerca per farvi notare come per farvi vedere, diciamo, le campagne di Facebook online in questo momento qua, e come trarre spunto per prendere ovviamente il migliore prodotto che voi in questo momento state cercando. Potete anche fare una ricerca per il nome del prodotto e vedere se trovate qualcosa. Niente, questo qua è tutto, poi parleremo appunto dei prodotti nel prossimo video. Mettete il mi piace qua sotto, condividete con i vostri amici e seguitemi soprattutto sulla pagina Facebook che sta crescendo e che comunque mi darà motivazione per fare i prossimi video.